Queste corna da diavoletto, l'occorrente che ci serve ve lo lascio scritto giù nell'info box come sempre. Come prima cosa vado a fare un taglio al centro del bicchiere e poi vado a togliere via anche tutto il cerchio del bicchiere. Poi vado a fare la forma di un cono che tengo fermo con dello scotch. Io ho questo qua molto adesivo e quindi va bene. Quindi metto dello scotch sia all'esterno che all'interno in modo da non far muovere più il cono. Taglio poi in questo modo qui, quindi non faccio un taglio dritto ma un po' obliquo, in modo che poi quando vado ad incollare le corna sulla mia faccia le corna risulteranno un po' più sollevate. Faccio la stessa cosa con l'altro bicchiere. Poi taglio un pezzo di scotch e lo vado ad appiccicare nella parte sottostante delle corna. Poi faccio rialzare lo scotch e vado a tagliare via tutto lo scotch che si è piegato. Ovviamente faccio la stessa cosa per entrambi i bicchieri. Poi ho fatto una miscela di acqua e colla, ho preso un tovagliolino rosso. Se voi non avete il tovagliolo rosso non fa niente, perché potete anche dipingerlo poi con l'acrilico. Quindi vado a strappare tutto il mio tovagliolo e lo vado ad incollare sulle corna con la miscela di colla e acqua. Dopodiché faccio asciugare per bene per qualche ora. Una volta asciugato tutto, le mie corna diventeranno abbastanza dure. Quindi poi vado a prendere un ombretto nero, un pennello e vado a fare delle sfumature nere sulle mie corna. Per fissare il tutto poi gli spruzzo un po' di lacca sopra. Ed ecco qua le mie corna pronte. L'idea che mi è venuta per fare queste corna è perché sono in fissa con le puntate di Angel. Non c'entra niente questo personaggio, ma vedendo lui ho avuto questa idea. Sto parlando di Lorne, lui. E come vedete lui è verde, non c'entra niente con questo tutorial. Però ho preso spunto proprio vedendo questo personaggio. Se volete vedere come ho fatto ad incollare queste corna e vedere anche il tutorial del make-up, dovete andare sul mio secondo canale che ho aperto da poco e potete vedere il tutorial e come ho fatto a incollare le corna. In questo momento vi comparirà sullo schermo il video appunto del tutorial che ho fatto. Basta cliccarci sopra e sarete automaticamente sul video per poter vedere il tutorial. Non vi dimenticate di iscrivervi anche sul mio secondo canale per tenerci compagnia a vicenda. E a questo punto a me non mi rimane che dirvi che il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!